100 volte l'Italia nel corso della sua storia travagliata fu invasa da eserciti stranieri, ma sempre dal popolo oppresso si levò un uomo a impugnare la bandiera della libertà e della ribellione. Nel 1799, quando le truppe francesi giacobine occuparono Napoli per creare la Repubblica Partenopea, quell'uomo si chiamò Fra Diavolo. Lui maledetto. Inaudito. Così non si può più andare avanti. Il quarto squadrone è caduto in un'imboscata nella zona di Campo di Mele. È assurdo. Signor generale, se continua così ne vedremo anche di peggio. 24 uomini perduti sotto... Sotto Monte Faggeto. È il carro delle polveri fatto saltare a Sant'Anastasia e i miei uomini massacrati. Perché è così potente questo Fra Diavolo? Ho sentito la domanda. Rispondete voi, signor sindaco. Ma io sono il sindaco di Fondi. Fra Diavolo e Vitri, signor colonnello. Insomma, è un patriota o un bandito? Non sono ancora riuscito a stabilirlo. Che ne dite voi? Questione di punti di vista. È una questione molto importante e la voglio chiarire. Perché io combatto i patrioti in un modo e i banditi in un altro modo. Comunque risulta che la gendarmeria borbonica lo sta ancora ricercando per l'uccisione di un uomo. Sì, è vero. A 16 anni ha ammazzato il seduttore di sua sorella. Siete bene informato. Per carità, io non lo conosco, ma lo sanno tutti qui perché combatte Fra Diavolo. Saremo curiosi di saperlo anche noi, eh? Certo, e molto curiosi anche. Sarebbe dunque un brigante per motivi di onore? Già. I suoi uomini credono in lui e combattono ai suoi ordini. Noi invece non crediamo nei suoi ideali. In compenso, lasciamo morti e feriti nelle sue imboscate. Combattiamo contro un nemico invisibile e inafferrabile. Ecco perché io voglio incontrarvi a tutti i costi con Fra Diavolo. Devo stanare la volpe dalla sua tana, con qualunque mezzo. E lasciare questo paese il più presto possibile. Perché l'aria di qui non giova neanche a voi, è vero, generale? Troppo caldo. Appunto. Il sindaco ci ha detto che Fra Diavolo è di Itri. Datemi carta bianca. Sarebbe a dire? Datemi carta bianca e vi prometto che la prossima estate saremo di ritorno a Parigi. Beh, purché il gioco sia nelle regole. Mi permetto di farvi osservare che in una guerra come questa le regole non contano. Va bene, va bene. Mi riferirete la settimana prossima. Tenente, tra un quarto d'ora gli ufficiali a rapporto nella mia tenda. Agli ordini, signor colonnello. Grazie.
bene! Andati! Lasciatemi! Lasciatemi! Azioni di guerriglia contro di noi sono state preparate e organizzate qui, in questo paese. Organizzate proprio da un vostro concittadino che ancora una volta è riuscito a sfuggirci. Questo bandito, Michele Pezza, che si fa chiamare fra diavolo, è la causa della vostra rovina. Per colpa sua ho agito contro questo paese. Ma se lo consegnerete nelle mie mani, vi assicuro che nessuno più vi farà del male. Tempo perso. Niente da fare. I condannati. Il primo è il padre. Sei tu, Gerolamo Pezza? Rispondi! Almeno fino a quando piacerà a Vostra Eccellenza. Dipende da te. Dov'è tuo figlio? Beh, se non lo sapete voi... Dicono che fra diavolo è dovunque. Perché non è qui ad aiutarti? Non vi preoccupate. Lui sa quello che deve fare. Tenente Ashar. Comandi! Occupatevi voi di questa sgradevole faccenda. Sarà fatto. Tenente Lagrange. Agli ordini. Io lascio il paese. Vi attendo a rapporto. Sì, signor colonnello. Miserere mei domini, salve razione mea. Ego soldo in articoli mortis. In nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Gloria Patris et Spiritus Sancti. Alzatevi! Salite! Il cambio. Pronti? Come avevamo previsto. È guerriglia, solo guerriglia. Abbiamo di fronte un nemico che non osa scendere in campo aperto. Non possiamo continuare a perdere uomini e mezzi per una causa che non merita i nostri sacrifici. Ho deciso di andare al quartiere generale a prendere nuove istruzioni. Lascio per ora il comando al capitano Lagrange. Buona fortuna, signori ufficiali. Voglio ritrovarvi tutti in buona salute. A presto. Thank you.
delinquenti. Se vi pesco ancora vi ammazzo come cani. Ma taglierò i tre donne. Chiedo scusa per loro, signorina. Siamo in guerra e la vostra scorta ci ha ingannati. Poi di questi tempi i volgari banditi infestano la zona. E voi chi siete? Della polizia, forse? Polizia. Siete un ufficiale travestito o un patriota? Fate troppe domande. Ditemi piuttosto come vi chiamate e perché viaggiate in questa zona. Sono Luisa Altieri e vado a Napoli. Chi vi aspetta? Il padre? Il fratello? O il marito? Marito? Non ancora. Allora il fidanzato. E chi è? Potrei anche non rispondervi, ma se questo è il prezzo della mia libertà, del resto lo dovreste capire dalla scorta. Già. Un ufficiale borbonico. Odiate i borbonici? Siete forse un brigante anche voi? E se fosse così, vi spaventerebbe? No. Dicono che a volte i banditi sono galanti. E più di tutti il famoso Fra Diavolo. Lo conoscete? E chi non lo conosce? Ditemi com'è. È vero che è bello, alto, forte? Beh, è presso a poco della mia altezza. È bruno. Contessino, andiamo. Arriveremo a Napoli in piena notte. Sì. Buon viaggio, Luisa! Grazie dell'aiuto che mi avete dato! Come? Che cosa avete detto? Se vedete Fra Diavolo... Ebbene, che cosa devo dirgli? Se vedete Fra Diavolo, ditegli... Ditegli che mi piacerebbe tanto incontrarlo, conoscerlo. Glielo dirò! State tranquilla che glielo dirò! In paese non c'è rimasto più nessuno. Sono scappati tutti. Antonio, fa riposare i cavalli. A Corano ci andiamo dopo. Barone, vieni con me. A cavallo! Si riparte! A terra! Non sparate! Non siamo francesi! Chi sei? Fra Diavolo! Vieni avanti da solo! Thank you.
Fra diavolo. Quando hanno attaccato i francesi? Non erano francesi, ma gli uomini di Nardone. Guarda che hanno fatto. Diavolo, così non si può più andare avanti. Lo sai dove sono andati? Credo alla villa del Conte Ippolito. Farò qualcosa per voi. Coraggio. Quel tempo. Che scema, che stupide sono state innamorarmi di un pazzo come a te. Ma adesso siamo liberi, no? Fa quello che ti pare, una donna vuole l'altra, basta che sia giovane, non si metta a fare la padrona. La padrona? Io? Magari una schiava, ma di un uomo che ne valga la pena. Ah, un uomo che è un uomo che se ne fa, una donna sola, a me piace cambiare. Perché sei un maiale. E piccola. Ehi, sta attento a come parli. La vogliamo maritare questa verginella, eh? Aiuto! Aiuto! Giù le mani! Guardi, giù le mani e lasciala, basta, lasciala! Ah, non avere paura, eh? E lo trovo io un bel marito. Fermi tu, tocca a me che sono più giovane. Io sono quello buono. Vai via, che sei troppo brutto tu. Vediamo. Ah, eccolo là, tu vuoi di morto. Eh sì, vieni, e che hai paura? A disposizione. Dai, non bacio. Dovevate sapere che vi trovavo appena conosciute le vostre atrocità. Avete lasciato le vostre impronte dappertutto. Sebastiano, Sebastiano, aiuta. Siete capaci di commettere solo inutili stragi. A Corano ho visto il disastro che hai combinato. E ora tu dovrai rendermene conto, stellone. E dove c'erano morti, la sei passato tu, sgarro.
voi non meritate che la forca! Nardone, e tu vorresti essere il loro capo, ma sei solo il peggiore di tutti. Non t'accostare. Siete una banda di individui senza onore, peggio dei nostri nemici. Se vi ammazzo tutti il popolo mi direbbe bravo. No, fratello, hai dimenticato che siamo dei briganti. La guerra pulita che vuoi fare tu non è per legge. Perché? Forse che non lo siete? Fermati, Nardone, basta! Non è il momento di ammazzarvi fra di voi, questo, e lascialo parlare. Finalmente sento qualcuno che ragiona. Non puoi continuare così. Questo è il momento di essere uniti, dimenticando ogni contrasto. Vedovo, slega quell'uomo. Hai avuto fortuna, eh? Su, su. Aiutami tu. Conoscete la situazione. Le truppe francesi sono già attorno a Gaeta. Il cardinale Ruffo sta risalendo a marce forzate da Pizzo Calabro con tutti i volontari che ha potuto raccogliere per liberare la città minacciata. Noi dobbiamo impedire che il colonnello Hugo gli tagli la strada. Chi ha sangue nelle vene si deve unire a lui. Sì, signori. Chi vuole stare con me deve dirlo subito. E gli altri, via da queste terre. E facciamo come dici tu. Va bene. Liberiamo Gaeta e poi ognuno deciderà. D'accordo? Fra diavolo, io vengo con te. Fra diavolo, vengo anch'io. E tu? Vengo anch'io. Decido. Vengo pure io. Anch'io. Anch'io ci sto. Vabbè. Anch'io, fra diavolo. Anch'io. Siamo con te, fra diavolo. Anch'io. Beviamo la salute di fra diavolo. Evviva fra diavolo! Evviva! Evviva fra diavolo! Evviva! Ma tu che razza di brigante sei? Non sei uno come loro. Della stessa razza, sì. Però con molte idee diverse. Sebastiano ci ha salvato. Se non era per lui, questi mostri ci avrebbero ucciso. Allora, noi ti dobbiamo la vita. Evviva fra diavolo! Evviva fra diavolo! Sono io. Che vuoi? Te. Bene. Non perdi tempo, eh? Quando desidero qualcosa la prendo. Buona abitudine. Ma di un po'. Tu sei la donna di Nardone? O di Sgarro? O di Sputafuoco? No. Io non sono di nessuno. Se è così, perché stai con loro? Me lo dici? Mi piace. E fai sempre quello che ti piace? Quando mi riesce. Ma dipende anche dagli uomini che incontro. Voi donne combinate sempre qualche guaio. Ah no, solo se incontriamo l'uomo sbagliato. È difficile incontrare l'uomo della propria vita, un uomo leale e forte. Che non sia un violento cabrigo come tutti questi qua. E tu...
Credi di averlo trovato? Credo proprio di sì. Altro padrone, ha fatto presto però, eh? Che vuoi dire? Beh, mi pareva che prima... Brava, tu vuoi le tue fesserie. Le donne quando si attaccano sono guai. Dopo la battaglia ne troveremo di chiamo. Cavalli e donne, io vivo solo per loro. E può sapere quanto c'è da Gaeta a Napoli? Vorrei farci una scappata. Senti, Sebastiano, tu che vieni da Napoli? Che dicono laggiù dalla guerra? Dicono che il re ha fatto male a scappare a Palermo. Allora tu non sei dalla parte del re. È vero, perché non ha mantenuto il giuramento. E dei francesi che ne pensi? Li rispetto, ma a casa loro. Abbiamo catturato 4 soldati francesi. Di che reparto siete? Parla! Hai sentito quello che ti ha chiesto? Nous sommes des soldats de la colonne du général Rey, qui est en marche pour libérer la garnison de Gaeta. Dice che fa parte di una colonna francese, quella del generale Rey che va a liberare la guarnigione di Gaeta. Nous sommes en marche depuis 3 jours et nous nous sommes campés. Dice che sono in marcia da 3 giorni e che sono accampati qui vicino. Nous sommes bloqués par les troupes du cardinal. Sono bloccati dalle truppe del cardinale Ruffater e della flotta inglese. Nous devions Dice che loro dovevano liberarli. Andiamo. Portateli via! Camminate! Oh. Brigate, su! No. Attenti, ragazzi. Bandiera! Carica! Thank you.
ha funzionato, fra diavolo. Non se l'aspettavano di essere attaccati da tutte le parti. Che fai, collezione di bugie? È un regalo dei francesi. Come vedi, è tutto a posto. Un ufficiale borbonico! Siete voi il comandante Michele Pezza, detto anche fra diavolo? Sì, sono io. Sono incaricato di riferirvi un messaggio personale da parte di Sua Eminenza il Cardinale Ruffo. Vi comunica che in seguito a nuove circostanze le vostre bande non potranno sfilare per le vie di Gaeta. Che cosa? Tu menti! Vi prego, signore. Signore, è un accidente, lo sai bene chi sono. Arriva il cardinale. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Mica io lo sapevo che tu non gli avresti creduto, perciò sono venuto di persona appresso a lui. Eminenza, ma cos'è sta storia di Gaeta? Ti trovo proprio una bellezza, Michele. Lasciamo perdere, veniamo al fatto. Perché non possiamo più entrare a Gaeta? Michele, io sto passando nei guai miei. Sa chi comanda adesso in casa nostra? Nelson. Proprio lui. E se non stiamo ben accorti, quell'inglese non se ne va più, mi so spiegato. E perché qui deve comandare un ammiraglio inglese? Che è successo? Più niente. Per contare conto. Ma non siete voi, non siamo noi che abbiamo cacciato i francesi. Michele, mettiamoci a sedere che mi sento stanco. Vieni, Michele. Sì, noi, ma questo inglese è un osso duro. È lui che prima ha portato il re a Palermo e adesso lo ha riportato a Napoli. Lui comanda una flotta, mentre noi... E perché non se ne sta male? Beh, parliamoci, cari amiche. Il nostro è stato un esercito, come posso dire, tutta gente... Capisco, noi siamo carne da cannone, mentre gli altri fanno la bella figura. Beh, Michè, ma tu l'hai visto bene in faccia gli uomini che ti trovi a comandare? E questo lo chiami un esercito? E perché? Che hanno? Non sono nobili o cortigiani, e con questo? Ascolta, intendiamoci bene. Io farò il possibile perché vi sia riconosciuto quello che è giusto. Il condono, riabilitazione, una pensione... E pensate che basti? Voi siete un uomo di chiesa. Allora ditemi, avete la parola facile, che racconterò ai miei uomini? Che il sangue che hanno versato non conta perché il sangue è popolano? No, Eminenza, tenetevi le vostre chiacchiere. Che vorresti fare? Andrò io a parlare con re. Tu? E va bene, vacci pure, ma da solo, senza quelli là. Credete che ho paura a parlare faccia a faccia con re? Bravo, così il re potrà ringraziarti di persona. E non soltanto me. Grazie lo deve dire anche a loro che hanno rischiato la pelle e dimostrato di avere coraggio. Tutte cose che non si comprano. Voi lo dovete sapere, e anche il re. Bene. Saluto, Michele. Dio t'accompagni. Michele Pezza, cittadino del re di Napoli. Noi ce ne torniamo in montagna. E la pensione ce la prenderemo con le nostre mani, come abbiamo sempre fatto. Giusto. Non abbiamo combattuto per questo, ma neanche per farci prendere a calci. Dovranno capirlo che non siamo disposti a diventare dei servi del re. E nemmeno dei cardinali. Abbiamo capito. Lui, fra diavolo, si è fatto frate. Amica dei cardinali. Michele Pezza, tu diventerai un suddito fedele di Sua Maestà il re di Napoli. Sono io adesso che farò la legge nel bosco. Ho detto che vi farò avere condono, pensione e terre. Sì, al cimitero. Ma vado io stesso a Napoli a parlare con lei in persona. Parlare con lei non c'è nessun pericolo. Io ho paura lo stesso. Mica sono convinta io che la guerra è finita. E poi Napoli è una città piena di sorprese. Ma la tua è proprio una fissazione. Ora non sono più un fuorilegge. Qualunque cosa succede, sta tranquilla che torno da te. Michele, ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Niente mi potrà separare da te.
Io non voglio dividerti con nessuno. Questo lo so, Fiamma. A Napoli non mi succederà proprio niente. Il re è amico mio. E in quanto a donne, mi basti soltanto tu. Sebastiano! Buona fortuna, Michele. E statti alla larga da me. Addio, fra diavolo! Don Francesco d'Alisenda, barone di Cesana. Aspetta, senti un po', quando mi riceve l'intendente? E che ne so io, quando tocca a voi vi chiamo. No, no, guarda, è come ti dico io, le donne non sai mai come prenderle. Prima era lei che mi metteva sempre premura per celebrare le nozze, ma da quando è tornata a Napoli non fa altro che cercare pretesti per rimandarle. La contessina Luisa deve avere un motivo speciale, immagino. Già, già, ma se ha cominciato a pensare a un altro? Perché, hai qualche sospetto? No, non ho sospetti, però lei mi ha raccontato che durante il viaggio la sua carrozza fu assalita dai briganti, certi ceffi da galera, lei era terrorizzata, ma poi è arrivato uno strano tipo che ha preso le sue difese e ha cacciato via gli altri. Io credo che sia rimasta un po' impressionata. Il cavaliere Giocondo Brighenti. Un generoso che rischia la vita per difendere una dama sconosciuta e... è comprensibile. Ehi, voi, ma lasciami passare. Levati. Fermo, non è il vostro turno. Potete riferire, caro barone, che tutte le richieste saranno esaudite al più presto. Vi ringrazio di cuore, eccellenza. Di niente, vi accompagno. No, no, non vi accomodate. Grazie. Dove andate? Non si può entrare. Ma che maniere. Come vi permettete? Chi siete? Sono Michele Pezzi. Andiamo. Proprio io. Ma perché non avete aspettato il vostro turno? Sono stanco d'aspettare, sono 4 ore che faccio anticamera e tutti mi passano avanti. Calma, calma. Sentiamo ormai che ci siete, in che posso esservi utile? Il cardinale Ruffo ve ne avrà parlato, non perdiamo tempo, eccellenza. Non sono eccellenza, signor Pezza, è senza un rapporto scritto. Non c'è bisogno di tante scartoffie, ho tutto qui in testa e non sono un signore. E fatemi ricordare, di che si tratta? Si tratta di condoni, di pensioni e di danni di guerra. Danni di guerra? Ma che danni di guerra? Voi siete tutti... briganti. No. La maggior parte sono contadini e hanno perduto la casa, le bestie e gli attrezzi. E vediamo, vediamo. Avete preparato qualcosa? Dichiarazioni, testimonianze? Sono venuto apposta, vi ho detto che ho tutto qui in testa. Ecco, e bisogna presentare domanda scritta e regolare. Per metterla qui a prendere polvere insieme a queste? Ma sono costretto a ripetervi che senza niente di scritto, la mia memoria con tante pratiche... Voglio parlare col re. Il re? Ho detto che voglio parlare col re! Sì. Ma il re non è a Napoli. E dove sta? Il re è a Caserta. E non credo che possa... Volete dire che il re non può... Voglio dire, non credo che possa occuparsi personalmente di questa pratica. Se è così... Ebbene, allora scrivete. Devo scrivere? E che cosa? L'elenco degli uomini e dei danni subiti. Vi decidete a scrivere? Giovanni Badia. Contadino. Claudio Rocca e Leopoldo Selva. Pecorai. Giuseppe Diamanti. Maniscalco. In 2 giorni sarà tutto sistemato. 2 giorni? Sì. Ve ne concedo uno. Uno? Avete capito? Sì, io... Tornerò qui domani alla stessa ora. Va bene. Siamo intesi? Sì, sì. Addio. Eccellenza. Ecco i fatti. Vi avrò certo annoiato con i miei problemi sentimentali. Adesso vado a trovare Luisa. Ci vediamo più tardi in casa. D'accordo. Thank you.
cosa fate qui? Come siete entrato? Ma come siete riuscito a trovarmi? Andate via! Sono venuto a darvi notizie di Fra Diavolo. A quest'ora. Vi ho detto di andarvene subito. Ma... avete ragione. È effettivamente un'ora un po' strana. Ma di giorno potevo incontrare il vostro fidanzato. Sì, perché è stato seguendo lui questa mattina che ho saputo dove abitate. Lo conoscete? Beh, in un certo senso. Ma lui non conosce me. E ho saputo anche che non lo volete più sposare. Non è vero. Beh, lui dice così. Ma sono cose vostre. Io sono venuto per dirvi che ho portato i saluti a Fra Diavolo e dopo che gli ho parlato del vostro grazioso aspetto, lui mi ha confidato che vuole assolutamente conoscervi. Andate via subito o chiamo Nanina. Chiamatela pure, ma non mi sembra il caso. Figuratevi che scandalo succederebbe a Napoli. Non vi gioverebbe di certo. Oddio, è lei. Beh, ditele di entrare. Coraggio. Signorina, piano. Niente! Vi ho sentito parlare. Avete bisogno di qualche cosa? Luisa, che succede? No, non è niente! Vi avete sentita? Perché non rispondete? È solo caduta una sedia, Nannina. Puoi andare. Buonanotte. Buonanotte. No, Michele. Ma allora tu conosci il mio nome? Lo sapevo che eri tu, Fra Diavolo. Credi forse che ti avrei fatto rimanere nella mia stanza? Se non avessi saputo che eri tu, avrei svegliato tutto il palazzo. E come l'hai capito? L'ho capito. L'ho capito appena ti ho visto. Ho sentito tanto parlare di te. Speravo di dimenticarti. Invece... invece... io spero di ottenere il riconoscimento ufficiale dei vostri diritti. Cercheranno di accontentarci con poco. Lo so, avete rischiato la vita. Non faccio che ripeterle queste cose. Hai detto anche al re? Certo, anche al re. Andrò a parlargli immediatamente, magari. Se l'intendente non mi darà piena soddisfazione oggi stesso. Abbiate fiducia in me. E già, tu intanto te la fai con le donne. Nessuno può dire che Fra Diavolo abbandona i suoi uomini. Ricordatelo, Fra Diavolo è stato sempre in mezzo a voi, con la buona e la cattiva sorte. È chiaro? Devo parlarti. Lasciateci. Mi avevi detto che andavi dal re. E invece ti sei messa a fare l'amore con una nobile. Tu, Fra Diavolo. So io come mi devo comportare. E quello che è successo dopo, beh, su affari miei. Però mi conoscevi. Lo sapevi bene come la penso, te lo dissi chiaro, non puoi negarlo. Il mio uomo, non voglio dividerlo con nessuna. E con lui io vado fino in fondo. Io t'ammazzo, t'ammazzo. Vigliacco traditore, t'ammazzo. Fiamma, sei più bella quando ti arrabbi, lo sai. Lasciami, lasciami, lasciami. E sta ferma. Lascia. Giorno, avevo detto. E adesso che mi dici? Io ti dico che sei un villanzone. E fuori di qui. Fuori. Può darsi che io sia un villano, ma tu sei un brutto muso di porco. Appena siete dietro una scrivania, subito vi mettete a comandare. Voi siete a servizio del popolo. Che succede, signori? Signori. Maestà. Michele! Ma tu proprio non cambi, è vero? Sei sempre lo stesso. Maestà, siete voi in persona. Io avevo bisogno di parlarvi. Maestà,
costui pretende. Andate a mettervi in ordine, amico mio. Ma andate. Non vorrete rimanere solo con andate, lui? Andate, andate, Michele, è un amicone, state buoni. Maestà. Michele, mi sbaglio o il mio intendente ti sta antipatico? Sai che ti dico, Michele? Sta antipatica anche a me, non è l'intendente mio, non l'ho potuto scegliere io. Carissimo Michele, su tante cose non le puoi sapere. Qui a corte non sono io a comandare, lo so, tu pensi che io sono il re e che il re dovrebbe comandare su tutti, è vero? No, il re fa il re, ma sono gli altri che comandano, hai capito? A cominciare dalla regina, quella poi è speciale, eh? Fa disfa, combina pasticci e io è meglio che lasci correre. Poi ho a che fare con gli intendenti, con i ministri e gli stranieri, quelli poi te li raccomando, appena gli devi chiedere un favore ti presentano uno di quei conti che non finisce mai e li devi pure ringraziare. Beh, meglio cambiare discorso, Michele. Accomodati. Ah, a proposito, avete fatto un lavoro gagliardo assai, tu e i tuoi uomini. E io apposta sono venuto, maestà, per ricordarvi quelli che hanno combattuto per voi. Oh, ma certo, e che forse ti credi che non ci ho pensato, ma dovete avere un poco di pazienza, perché io devo vedere come la prendono gli inglesi. Fanno tutto loro con la scusa che hanno la flotta e mi hanno portato in salvo a Palermo. Ma non ci dovevate andare, maestà. Mm? Scusate. Si fa presto a parlare, caro mio. Ne senti queste salve? Stanno per impiccare Caracciolo, capisci? Caracciolo! È Nelson che ha deciso così e tu sei ancora convinto che sono io che comando. Senti, lo sai che facciamo? Io per non continuare a vederti di nascosto come adesso e per riceverti a corte davanti a tutti, ti faccio colonnello. Così parliamo con comodo di quello che ti sta a cuore in ogni momento. Colonnello? Sì, allora siamo intesi, eh? Sarà come se premiassi anche gli uomini tuoi, no? Adesso va, ci vediamo presto. Addio, state buono, Michele. Tocca a me. Ah, passa l'asso. Ecco. Alla migliore. Grazie. Ho detto passa l'asso. Guarda che carte, guarda. Esce fresco, c'è fra di me, chi la vuole? Fammi vedere questo qui. Sono la fidanzata del colonnello Pezza. Mi hanno detto che è qui. Volete avvertirlo, per favore? Adesso vedo. Luisa, come mai sei qui? Non dovevi venire. Che cosa dovevo attendere? Che passasse un'altra notte? Questo non è posto per te. E perché? Il mio posto non è forse vicino a te? Sì, sì, ti capisco. Andiamocene fuori. Ti ho aspettato tanto. Potevi almeno avvertirmi. Adesso non ti posso spiegare. E allora saresti tu la giovinetta compromessa? Sei forse venuta per unirti a noi? Che ne dite, amici? E quale donne manca, eh? O forse sei venuta per portartelo via? Calma, ragazza. Perché anch'io ho qualcosa da dirti. Voi? Sì, io. Perché anche se sono quella che sono, c'ero prima di te. E che facevi tu quando io combattevo al fianco di Fra Diavolo? Te ne stavi chiusa nella tua bella casa, servita e coccolata di tutto punto, immagino. Sta zitta, Fiamma, ti provvisto. E perché? Diglielo che la tua donna sono solo io, che io sono come te, pronta a dare la mia vita in ogni momento. E diglielo che anche stanotte io e te abbiamo fatto l'amore, come ieri e come tante altre volte prima. Sgualdrina. Ma senti un po' chi parla. Perché? Tu che sei? Non hai certo aspettato che lui ti sposasse per andarci insieme,
E poi vieni qua a fare la predica. Michele non sa più che farsene di una come voi. Ha degli altri legami adesso. Ha un grado. Avrà una posizione a corte, una dignità. Ciò che voi non potrete mai dare. E sentitela. E che se ne fa, fra diavolo, della vita comoda? È un uomo libero, lui. E tu non puoi rinchiuderlo fra quattro mura. Perché non si può tenere prigioniero il vento. Perché c'è gente che crede in lui, che lo segue, che è morta per lui. E lui deve battersi. Perché fra diavolo sarà sempre un esempio per i suoi uomini, una bandiera per il suo popolo. E sempre con me resterà, perché io sono il rischio, è l'avventura, e perché siamo della stessa razza. Ora basta. Michele, io vado. Tocca a te scegliere. Michele! No! No! Ma... Non piangere, Fiamma. Non piangere. Michele! Michele! Riposati adesso. Uè, asciugalo bene, mi raccomando, eh? Bravo, solo tu potevi piegare quel morello. È ancora un po' duro di garretti, ma diventerà un ottimo cavallo. Dopo ricordati di dargli una buona strigliata. Non credevo che rimanevi qui tutto sto tempo. E perché no? Io sono nato qui a Idri e mi ci trovo bene. Sì, ma... Anche se ho fatto il brigante, io sono un contadino. E non ti interessa più quello che succede nel mondo. Vieni, andiamoci a bere un bicchiere. E a lei che pensi? Tutte le volte che te ne stai così. Credi che non l'ho capito? Alle volte mi domando per quanto ancora mi terrai con te. Adesso smetti la fiamma! Perché pensi queste cose? Fiamma, senti. Lo sai che ti amo. Bacia. Michele, ho paura dell'avvenire. Che ti accada qualcosa. Non dire queste cose. Non aver paura. Questo è vino buono. Michele, i briganti saccheggiano i paesi, rapiscono le donne e uccidono chiunque opponga la benché minima resistenza. Sì, me l'hanno detto. Sono le bande di Sgarro, di Nardone e dell'Abruzzese. A Napoli tutti dicono che sei stato tu a capeggiare questi massacri. Qualcuno che ti odia persuasi il re. Il re? Ma il re mi conosce, io ho combattuto per lui. Il re ha firmato l'ordine per la tua cattura. No, non è possibile. I soldati saranno qui dopo l'alba. Io li presiedo di poche ore. Un re non può venire meno alla sua parola. E io tornerò a parlargli ancora. Ma ti piccheranno.
la parola di un Borbone. Ma che credito puoi ancora dare a un re che si lascia governare da tutti, anche dalla moglie austriaca che odia i napoletani e pensa solo a mettersi in salvo a Vienna? Andrò dal cardinale Ruffo. Lui dovrà ascoltare. Gli hanno tolto ogni autorità. Michele, senti, solo se scappi ti salvi. Stattene nascosto finché i Borboni non saranno cacciati per sempre dal reame di Napoli. Non credevo che il re mancasse alla sua parola. E va bene. Hai ragione, non c'è altro da fare. Me ne ritornerò in montagna. Beviamo a tuo figlio, Michele. Cosa? Tuo figlio. Mio figlio? Sì. Vuoi dire che Luisa... È proprio vero, Sebastiano. Sì, sì, ti ha dato un figlio. È meraviglioso. Quando è successo? Ma somiglia, è robusto. Quando l'hai visto? Dimmi, dimmi, parla. Ieri. Però Luisa è nei guai. Tutta Napoli ne parla. Padre l'ha cacciata di casa. E adesso vive sola, poveretta. Ma non t'ha chiesto di me? È orgogliosa. Piuttosto che chiedere qualcosa, lei... Sebastiano, dille che m'hai visto. Dille che adesso so tutto e che la notizia che m'hai portato m'ha reso tanto felice. Sta tranquillo, le parlerò, Michele. Dille d'aver coraggio. Mio figlio avrà un nome. Se viene la neve dovremo spostare l'accampamento. Non ti preoccupare, ci penseranno i soldati francesi a riscaldarci. È vero, vedovo? Ma perché hai insistito tanto per venire in montagna con noi? Potevi restare a casa, non cercano mica te. Qua in mezzo ai nostri monti io ti sento di nuovo mio. Laggiù a Itri, invece, eri più lontano e pensavi a tante cose. Ma a Itri eri più sicura. Nessuno ti avrebbe fatto del male. Mentre qui i pericoli sono molti. Pericoli? E che sono tipo ad avere paura dei pericoli, io? Ormai tutto è cambiato, Michele. Prima non capivo niente della vita io. E adesso, invece, nulla ha più valore se manchi tu. Me ne accorgo quando stiamo insieme, tu ed io. Sì, ma viene qualcuno. Cercava di te. Era solo? No, l'ha scorto, una ventina di uomini si è fermata in paese. Levagli la benda, su. E a quali condizioni? Nessuna. Soltanto il vostro dovere di ufficiale del re. Radunare il maggior numero di uomini e combattere i francesi. Dite al re che non so che farmene del suo pezzo di carta. Non ci ripenserete. No! Non ho fiducia in un uomo che abbandona il suo popolo e scappa in Sicilia. Certo, voi non potete capire. Come uomo posso anche capirvi. Ma come volete ufficiale... farmi prigioniero? Date retta a me. Non ci provate. A voi, capitano. Vi nomino colonnello.
Cosa è rimasto così? Ecco, fra diavolo. Fare pazzia almeno tu, state accorto. Se continua così, è meglio morire, Michè. I francesi ci prendono tutto. E li fetendi c'è più un animale, grano. Lo sai che ci ammazzano se protestiamo? Entrano nelle case, rubano, scassano, bruciano tutto. E prendono pure le donne nostre. Così non si può andare avanti, Michè. Solo tu ci puoi aiutare. Ti devi muovere, Michè. Ci deve aiutare. Ma che vi aspettate da me? Che posso fare io con pochi uomini? Se tu ti muovi, siamo tutti contenti. E voi credete di bastare? Noi soli no, ma 1.000, 10.000 verranno. Se passiamo la voce che fra diavolo torna a combattere. Tutti ti seguiranno. Ci muoveremo tutti. Michele, solo tu ci puoi aiutare. Lo so che questo non è il momento, ma ci devi ascoltare. Va bene. Montate a cavallo, battete i monti e le campagne, cercate Nardone Sgarro e gli altri e ditegli che fra diavolo ha bisogno di loro e che fra 3 giorni ci incontreremo al Bosco Rosso. Sì, al Bosco Rosso. Vabbè. Sta attento a quello che fa. Abbiamo perso tuo padre. Non voglio perdere pure te. Che brutta cosa la guerra, figlio mio. Possiamo svaleggiare mezza Italia se vogliamo. Mezza tutta. Questa è l'occasione buona. Non sperarci, Nardò. Fra diavolo non sarebbe mai d'accordo. Lo sai come la pensa. Dobbiamo fare per conto nostro. Non gli chiederemo il permesso.
Basta che siamo d'accordo fra noi, no? È ancora troppo presto. Ci vuole un po' di pazienza. Mettitelo in mente. Nardo, guarda chi c'è. Eh? Tu la conosci? Quella è capace di andare a dire a Fra Diavolo che ci ha visto complottare. Stiamo attenti. Salve, amici! Grazie! Ecco il pane, Fiamma. Più tardi i pastori porteranno latte, uova, farina, frutta. Ma che c'è? Oggi sembra un mortorio. Senti, vedovo, prestami il tuo pugnale. Ma questo non è buono per tagliare il pane. Affonda bene nella carne, no? Nessuno si è mai lamentato. Ehi, ma che hai? Hai forse paura di qualcuno? No. Ho solo paura di me stessa. Hai visto che bell'arnese? Questo cannone caricato a mitraglia fa un buco più largo di 100 fucili sparati nello stesso momento. Beh, sarà. Ma preferisco avere 100 fucili in mano a uomini come dico io. Nardone, sei l'ultimo arrivato, non aspettavamo che te. Eccomi. Chiama a raccolta i capi. Spodafò, chiamali tu. Salute, Michele. Nardo. Salve. Buongiorno a tutti. Come di certo avete saputo, Napoleone ha nominato suo fratello Giuseppe nuovo re di Napoli e ha ripreso la guerra. Mentre il Borbone, invece di resistere, ha pensato bene di scappare in Sicilia, come al solito. Ora, i napoletani resistono ancora nella piazza forte di Gaeta. Ma non durerà a lungo. Le chiacchiere non fanno baiocchi. Con che ci paghi, ora che ti sei messo anche contro il re? È la seconda volta che ci chiami e per la seconda volta siamo venuti. Dagli Abruzzi, dal Molise, da Salerno, Puglia. Se ti diamo una mano contro i francesi, che ce ne viene in cambio? Non ho niente da offrirvi. Questa volta non combattiamo per denaro o per altri vantaggi. Combattiamo soltanto per vivere sulla nostra terra liberata dallo straniero. Storie, chi ci crede più? Fra diavolo, io ho con me soltanto 20 lazzaroni. Ma se vuoi ci mettiamo con te. Sta bene. Basta... E dopo mi lasciate in pace. Io sono d'accordo. Casa mia sta tanto lontano. Bene, col vostro gruppo saremo circa 400 uomini. Chi è ancora con me? Tu mi conosci, Fra Diavolo. Ma questa è una guerra vera. Grazie. Sapevo di poter contare su di voi. Dunque, vediamo. Prima di tutto... Piano, piano, mica ho detto di sì. Pensiamo il pro e il contro. Ti do tempo fino a domani. Ma ricordati bene, se non stai dalla mia parte, vuol dire che sei contro di me. Noi dobbiamo rimanere uniti e obbedire a un solo capo, se vogliamo resistere ai francesi. Il tempo delle azioni e dei colpi isolati è finito. Ogni azione deve essere coordinata come in un vero esercito. Ma avete capito? Ma perché non hai detto una parola? Il lupo alla tana e il cacciatore alla montagna. Ma non hai visto come sono tutti d'accordo? Ha proprio ragione, Nardone. Ci dobbiamo pensare bene. Te ne vai già? Sì, vado a montare la trappola. Michele, io ho paura. Hai messo la tua vita nelle mani di Nardone e dei suoi amici. Se voglio comandare questi uomini, devo avere fiducia in loro. Senti, io ti sono sempre stata vicina. Però questa volta ti prego, devi badare alla tua vita. Conservati almeno per lui. Voglio dire, io so tutto del bambino. No, non devi dirmi niente, preferisco che non ne parliamo affatto, perché sennò impazzisco. Però un figlio è un figlio, Michele. Sta attento alla tua vita, ti prego. Un figlio senza padre è un guaio, diventa un disperato, uno sbandato, come tutta questa gente. Mi hai sentito, Michele? Non mi rispondi. Michele! A questi tempi c'è poco da fidarsi, sa. Oh, senti, Gennaro, ricordati bene. Questo carico è per Don Ciccio Cardelli di Caserta. E tu sei mio cugino Bartolomeo? Cugino? Potresti anche dire che sono il tuo fidanzato, no? Al!
Aspetta tu! Figlio! Tu scendi. Patate, eh? Queste le requisiamo noi. Ma non se vuole, le devo da consegnare. Ti daremo una ricevuta di prelevamento. Stai calmo. Carina la colombella. E questo cavallo come ce l'ha? Per il vostro esercito lo stiamo allevando. Per il nostro esercito, eh? E allora requisisco anche questa per il nostro esercito. Ma non vedi che è ancora una bambina? Ah, fermo! Portatelo via! Signor colonnello, si opponevano a una perquisizione. Ma noi non abbiamo fatto niente! Levate il cappello. Silenzio! Bogdan! Dai una zuppa a questa gente, via! Avanti. No, tu no. Tu. Vieni qua. Te lo levi il cappello adesso. Eccellenza. Siedi. Grazie. Hai fame? La nostra fame è vecchia di secoli, eccellenza. Siete qui da tanto tempo e non ve ne siete ancora accorti. Fame e sete. Tanta sete. Bevi. Hai sete, eh? Per la nostra sete non basterebbe tutto il vino delle vostre cantine e tutta l'acqua del Volturno. Perché siete poveri, colpa vostra. Eccellenza, non abbiamo sete perché siamo poveri. Sete di libertà. Era questo che volevi dirmi, la solita cantilena. Come ti chiami? Mi interessa il mio nome. Parlo una lingua che non è la vostra e voi ne parlate una che io non capisco. Non parli come un contadino, tu. Faresti più presto a dirmi il tuo nome invece di fare tante chiacchiere. Come io ti invito alla mia tavola perché mi sembri diverso dagli altri. Eh? E tu fai l'insolente. Mi farete molto più piacere se ve ne tornate per sempre al vostro paese. Lo sai che quello che dici basterebbe per farti impiccare? Ah, lo so. E sarebbe l'unico modo per farmi star zitto. E invece vuoi parlare, eh? Parla. Se capitate una buona giornata, sfogati. Cosa vuoi dire? Non avete risposto alla mia domanda. Perché non ve ne andate dal nostro paese e ci lasciate soli? Sei un impertinente. Ma ti voglio rispondere. Se la domanda è rivolta a me, ti dirò che me ne andrei anche domani. Ma se parli a tutti noi che serviamo l'imperatore, ti dirò che noi obbediamo a degli ordini. Sì, signore. Bella gente, eh? Patrioti, briganti, viva il re, abbasso il re, fuori lo straniero. E se ne andiamo, poi vi lasciamo nei guai. Quindi restiamo. Vi piaccia o non vi piaccia? Non mi piace. Bevi. Ah, sei sposato tu? Ho un figlio. Quanti anni ha? 6 mesi. E quando sarà grande gli insegnerai a pensare come pensi tu? Io spero che i nostri figli non debbano soffrire ciò che stiamo soffrendo noi e godano di quella libertà che noi non abbiamo. Ho capito, anche tu sei un seguace di Fra Diavolo. Lo siamo tutti. L'hai mai visto? Qualche volta. Allora lo conosci? Sì, eccellenza. Sei il primo che ammette di conoscere quel brigante, descrivimelo. È alto come me. Ha gli occhi e i capelli scuri come i miei. E se fosse qui si comporterebbe come te? Ma certo. Fammi vedere le mani. Queste sono bruciature di polvere da sparo. Le aveva anche mio padre. E prima di lui mio nonno. E forse le avrà anche mio figlio un giorno. Chi sei tu? Sono Fra Diavolo. E se fossi lui? Ti impiccherei. Io? Fra Diavolo? Già, Fra Diavolo. Ma non riuscirete mai a uccidere l'idea per la quale combatte. Perché tutti la pensano come lui. Anche tu? Sì, eccellenza. Ma io no. Sei un fanatico idealista. Dia Fra Diavolo che è un pazzo incosciente. Sono mesi che lo cerco. Ma quando si convincerà che siamo più forti di lui, che è questione di mesi, di giorni, e di lui e della sua banda non si sentirà più parlare? Posso dire ancora una cosa? Hai già parlato troppo, sbrigati! Fra Diavolo vi direbbe che se volete che tutto questo finisca, dovete lasciarci liberi, capite? Liberi di vivere sulla nostra terra, con le nostre idee, anche con la nostra miseria! Basta, amico, basta! Sono stufo di questo ritornello.
Senti, ti voglio fare una proposta. Ti lascio andare. Direi a Fra Diavolo che è libero, però non voglio più sentir parlare di lui. Che torni ai campi, lui e la sua gente. Nessuno può farci niente, eccellenza. Fra Diavolo continuerà a combattere finché vive. E che seguiti a combattere, che crepi combattendo. Lo aspetterò in campo aperto, se ha coraggio. Gli darò battaglia. L'ultima. Vai, diglielo. Glielo dirò, eccellenza. Glielo dirò. Tenete. Seguite quell'uomo. Voglio assolutamente sapere dove va a finire. E non ve lo lasciate scappare. Me ne occuperò personalmente. Un giorno o l'altro sarebbe venuto ugualmente per vedere suo figlio, anche senza il vostro permesso. Meglio dunque così. Attenta, Luisa, potrebbe anche non essere lui. Aspettiamo, tra poco lo sapremo. Deve essere lui. Vi prego, Luisa, stiamo attenti. E se fossero le guardie? Non vorrete tradirlo con la vostra agitazione? No, non può essere che lui. Ero disperato. Pensavo che non volessi più vedermi. Infatti, è stato Sebastiano a convincermi, per il bambino. Grazie, grazie. So bene di essere in colpa verso di te, Luisa, ma prima non potevo. Ora le cose sono cambiate. Vedrai, il giorno che questa guerra sarà finita, potremo pensare insieme al nostro bambino. Sempre la guerra. Ma chi ti obbliga a farla? Perché ti ostini a combattere un nemico che tanto non potrai mai vincere? Luisa, mi rendo conto dei tuoi sentimenti. Ma ora voglio che mio figlio abbia un nome. Bel nome. Ma io gli do quello che ho. No, al bambino penso io. E non voglio che un giorno porti il nome di un impiccato. Ma se vuoi vederlo, è di sopra. Com'è bello. Credo che m'assomigli. Proprio così. Io da bambino facevo le stesse smorfie. Lo chiameremo Michele. Come me. Così, se un giorno dovessi... Michele. Senti. Si sveglia. Michele, prima io... Ma vedi, pensavo al suo avvenire. Un bacio glielo voglio dare. Posso? Fa pure. Attento solo a non pungerlo con quel barbone. Speriamo che non abbia paura nel vedere la mia faccia. Oddio, gli ho fatto male. No, l'hai solo spaventato. Adesso che cosa fai? Resti? No, non posso. Non posso assolutamente. Devo raggiungere subito i miei uomini. Lassù hanno bisogno di me. Allora è meglio scendere. Me la diede mia madre. Fagliela portare sempre. Così gli rimarrà qualcosa di mio.
Sei proprio deciso ad andartene? Subito. Devo. Ma non capisci che non puoi vivere così, alla macchia? Se dovessi morire, dirai a mio figlio il perché. In modo che non debba mai vergognarsi di essere il figlio di Fradiavolo. Addio, Luisa. Sebastiano, tu vuoi bene a Luisa, vero? Sì, certo. L'avevo capito. E l'hai sempre rispettata perché tu sei un uomo onesto. Sono felice che tu le sia vicino e so che avrai cura di lei e anche del bambino. Grazie, Sebastiano. Addio. Buona fortuna. Grazie. D'accordo, signori. A proposito, è sempre lì quel pelandrone che dice di sapere tutto su Fradiavolo. Sì, signore. D'ora in poi useremo l'astuzia, cercando di evitare il più possibile spargimento di sangue. Potete andare. Distribuite doppia razione di vino alla truppa. E buona fortuna. Posso far entrare quel tale? Sì, fallo entrare. Bogdan! Voi, venite dentro. Ti ha scritto la ragazza? Sì, sì. Eccellenza. Sei sicuro che si tratti proprio della banda di Fradiavolo? Sì, eccellenza, sì. Via. Lo conosci bene, allora? E come lo conosco? Dopo quello che mi ha fatto, lo ricorderò per tutta la vita. Mi fece legare su una sedia e sotto i miei occhi afferrò mia moglie. Questo e... me l'hai già detto. Ed è per questo che ti vuoi vendicare, vero? Chiunque al posto mio. È la prima volta che sento accusare Fradiavolo di un'azione così vile. Strano, molto strano, perché tutti lo descrivono come un eroe. La gente non lo conosce veramente. Crede a quella che si racconta. Eccellenza, mi dovete credere, è una carogna. Mi fece legare su una sedia e sotto i miei occhi afferrò mia moglie. Io mi dovrei fidare di te. Vi dovete fidare, eccellenza. Vi dovete fidare. Un uomo non racconta ad altri uomini la propria vergogna. Mia moglie è morta. E chi ha ammazzato mia moglie deve pagare. Un momento, vieni qua. Tu mi hai detto che la banda di Fradiavolo dovrebbe trovarsi esattamente qui. Scusate, eccellenza, io non so leggere. E poi queste carte non le ho viste mai. Hai detto la gola delle tre civette, sì o no? Sì, le tre civette. È un passaggio terribile. Obbligato. Fradiavolo deve passare di là e voi lo potrete annientare. Benissimo, tu puoi esserci veramente utile. Grazie, eccellenza, siete troppo buoni. Tenente, sarebbe il caso di dargli un premio. Grazie, eccellenza, non vi disturbate. Tenente, abbiamo ascoltato abbastanza quest'uomo. Adesso fatelo parlare a modo nostro. Ma io guardi, io ho detto la verità. Io voglio vendicare mia moglie. Sappiamo tutto su tua moglie. Adesso ci devi dire qualche cosa su Fradiavolo. Ho detto la verità, eccellenza. Via. Vi ho detto tutto quello che so. Mi dovete credere, eccellenza. Alla gola delle tre civette. Bogdan. Alla gola delle tre civette, eccellenza. Preparami subito un bagno caldo. Sì, signor colonnello. Tenente, mi pare che la gola sia circa 3 miglia da qui. Esattamente, colonnello. A nord si allarga in questo punto e finisce qui con una parete a picco. Se il vedovo è riuscito a giocare bene le sue carte, il colonnello Hugo ci condurrà i suoi soldati proprio in bocca. Tutto bene, una bella trappola. Ma chi ci va nel burrone a far da ispa? Non aver paura per la tua pelle. Io e i miei aspetteremo i francesi nella gola. Poi mi farò inseguire attraverso il passo fino alla montagna. Il nostro scopo è di riuscire a imbottigliare nella gola il maggior numero di soldati francesi, mentre i tuoi uomini staranno in agguato sulle cime. Quando i francesi saranno in trappola, voi bloccherete la gola in modo che non possano uscirne. A questo punto lascerai metà dei tuoi uomini sulle rocce, per sparare sui francesi chiusi nella gola. Sarà come tirare un bersaglio. Sì, ma dovete sparare proprio al momento giusto e dovete intervenire in tempo. Altrimenti verremo inesorabilmente uccisi e schiacciati contro le pareti della montagna. Puoi contare su di me. Raduna gli uomini. Sì.
testardo. Io gli avevo offerto l'ultima occasione per evitare altri massacri. Peggio per lui. Adesso comunque conosciamo i suoi piani e non ne uscirà vivo. Prima di sera avremo chiuso la partita. Che reparto abbiamo schierato a nord? Il primo squadrone cavalleggeri. E a occidente? Due reggimenti di fanteria spiegati su di un fronte di circa 9 miglia e 8 cannoni. Dovrà per forza dirigersi verso di noi, se le nostre previsioni non sono sbagliate. Notizie? Signor colonnello, tutti i reparti hanno raggiunto le loro posizioni. Va pure. No, gli ho promesso battaglia in campo aperto e in campo aperto lo aspetto. E lui lo sa. Sono sicuro che questa volta non mancherà l'appuntamento. Si potrebbe prenderlo per fame. Qualcosa ha imparato e certamente aspetta che attacchiamo noi. Che c'è? Signor colonnello, le forze di Fradiavolo si stanno muovendo. Va bene. Signor colonnello, le forze di Fradiavolo sono state localizzate dai nostri avamposti. Torno di vederti allo stesso posto e non muoverti. Agli ordini, signor colonnello. Continuiamo i tiri di disturbo e fate aggiustare il tiro. Sì, tenente, signor. Una pattuglia in esplorazione. Sì, signor. Oh, questo vino è pessimo. Sentite, tenente. Spostiamo questo reparto immediatamente. E questa batteria può raggiungere subito le altre. Sì, signore. Eccoci, Fradiavolo. Ancora nessuna traccia dell'arrivo dei francesi. Le nostre vedette non hanno notato movimenti né a nord, né oltre la gola, né dietro la valle. Forse al vedovo è successo qualcosa, perché i francesi dovrebbero essere già qui. Prepariamoci a uscire in campo aperto. Il vedovo non ce la fa. Ah, oh, quale cose si mettono male? Ma che state dicendo? Non è possibile. Dobbiamo uscire di qui, se no ci accerchiano. Non c'è via di scampo per noi. A quest'ora i francesi conosceranno già il nostro piano. Se rimaniamo qui fermi, siamo noi che corriamo il rischio di cadere in trappola. E cosa vorresti affrontare i francesi in campo aperto? Sono più forti di noi. Ma è da matti restare qui. Il matto sei tu. Fradiavolo ha ragione. Le forze di Fradiavolo sono state localizzate. Date l'allarme. Trombettiere! Ognuno raggiunga il suo reparto al più presto possibile. Passate gli ordini agli altri ufficiali, tenente, e aspettate le mie istruzioni. Sì, signore. Adunata! 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 Nardone, ho deciso di accettare il combattimento in campo aperto. Quando sarò schierato, tu mi coprirai. Tu, Sgarro, e tu, Sputafuoco, vi piazzerete invece sulla mia sinistra. Nardone, la riuscita del mio piano è esclusivamente nelle tue mani. Tu non dovrai attaccare che al mio segnale. I francesi sono più forti, ma noi potremo batterli, se siamo uniti. Avete sentito? Fate quello che dice il capo. Che gridi, vago, vago. Terzo squadrone, 100 presenti, signor colonnello. Bene, preparatevi a raggiungere la linea. Tra poco comincerà la battaglia. Un esercito marcia contro di noi. Lo affronteremo. Dobbiamo dimostrare ai francesi che sappiamo combattere e morire per difendere la nostra terra. I giorni della guerriglia e delle azioni di bande isolate sono finiti per sempre. Uno scontro decisivo è inevitabile. I francesi non possono trattarci come dei briganti. Ma come truppe regolari sotto una loro bandiera. Ma noi non abbiamo una bandiera. E chi l'ha detto che noi non abbiamo una bandiera? Eccola la nostra bandiera! Vivo Fradiavolo! Viva Fradiavolo! Viva Fradiavolo!
Il primo Dragoni. Ma perché non vengono avanti? E aspetta, vedrai che si muovono. Io me ne tornerei indietro. Ancia in resta! Il momento. Ognuno prenda il suo posto. Avanti! Avanti! Sono dei pazzi forsennati. Ordinate l'attacco sul fianco. Quando si muove? Nardo, muoviti, che aspetti? Non hai visto il segnale? Attaccarlo sarà troppo tardi. Muovetevi avanti, che aspettate? Perché andare al macello? È inutile. Assassino, vigliacco! La pagherai! Tradito. Io
quel maledetto. Me la pagherà. È stato lui a sparare. Miche, non è stata colpa mia, non ce l'ho fatta, i francesi non mi hanno creduto. Vedovo, l'affido a te. Sì. Abbi cura di lei. Michele. Lasciate scappare l'informatore, l'unico uomo che poteva riconoscere fra diavolo. Avete interrogato i prigionieri? Si rifiutano di parlare. Continuate le ricerche, sfrugate i morti e i feriti. Voglio sapere se c'è fra diavolo. Sì, signore. D'allegria, così mi piace il comando. Ah. Salute, Nardone, alla buon'anima dei fratiavoli. Un brindisi alla sua memoria. Voleva fare il generale al servizio dei Borboni. E adesso lo fa all'inferno, con i morti. Porco mondo, credevo di averti ballare solo appeso ad una corda. Lui combatteva per la libertà e per la terra. E adesso ce l'avrà la terra, no? Quattro palmi di terra tutta per lui. Ballando tutto quanto l'aria lì all'aria va, è bella tarantella l'aria va. Ma tu, queste cose si fanno meglio straiati che alli mie. Ballando tutto quanto l'aria lì Potrei ucciderti, ma sarebbe troppo facile. Ti darò l'occasione di dimostrare se hai coraggio. Non da muovere, che t'accido. Thank you.
Michael, quelli li lascio nelle tue mani. Sai cosa devi fare? Stai tranquillo. Non ti muovere. Abbiamo bisogno di Sgarro, traditore maledetto. Avanti. Via. Via. Sta male. Dobbiamo andarcene immediatamente. Su, fate presto. I francesi ci saranno addosso. Dobbiamo dividere! Voi andate verso la valle! Su, forza! Qua, presto! No! 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 Presto, su! Su! Andiamo, arriva... Vedovo, li hai visti? Non c'è più niente da fare. Sono tante, vengono su come formiche. I corpi dei nostri caduti li indicano la strada. Il vedovo ha ragione. Non c'è più niente da fare. Sì, i francesi potranno accanirsi a distruggere le nostre vite. Ma... l'idea per la quale abbiamo combattuto sopravviverà alla nostra morte. Se ci prendono non ci risparmieranno, ma non dovranno mai essere certi di aver ucciso Fra Diavolo. Dovranno temere che Fra Diavolo ritorni un giorno per cacciarli, per liberare la nostra terra. E ora andiamocene di qui. Fermatevi.
Non è prudente continuare insieme. È meglio dividerci. Io vado con Fiamma e voi formerete due gruppi. Ci incontreremo sull'altro versante. Va bene. Buona fortuna. Addio, Michele. Addio. Buona fortuna. Speriamo di farcela. Ciao. Oh. Arrivederci, Michele. Ancora lontano il confine. Lo confine. La vedi quella montagna? Hai da passare quella e poi quell'altra ancora. Ma non ce la farete mai. Tu non mangi? Adesso ho da guardare la carbonaia e poi ho mangiato. Ma voi state tranquilli. Vi sveglierò se succede qualcosa. Allora sai chi sono? I francesi sono passati per qui e bloccano tutti i passaggi per la montagna. Non m'hai risposto. Lo sai chi sono? Io so che tu sei uno come a me, come a tutti. Che non ci rivogliamo più gli stranieri qua fra i piedi. Sa che dicono? Che tu, io, chi può sparare, quello è fra diavolo. Ecco, ci stanno circondando. E allora tu perché resti? Ho un fucile e devo dare sta, e poi due o tre francesi li stendo. È inutile, sono troppi. E che conta? Importante è morire bene. Io sto con te, Michele. Te l'avevo detto. Fino alla fine. Fiamma! È stato tutto... tutto bello, Michele. No, Fiamma! No! Non mi lasciare! Thank you.
Chi sei tu? Io sono Fra Diavolo. E tu? Sono Fra Diavolo. E tu? Sì, sono io, Fra Diavolo. Anche tu sei Fra Diavolo. Eccellenza, mi dovete credere. Io sono Fra Diavolo. Lo so, voi pensate che non è vero. Ma vi giuro che è la verità. Eccellenza, vi voglio bene. Imbiccate solo a me. Io sono Fra Diavolo. Con quella faccia. Continuerete questo gioco anche sulla forca, eh? Io so chi è Fra Diavolo. Ma se qualcuno di voi parla, gli do in cambio la libertà. Sei tu il loro capo. Non hai avuto fortuna, eh? Senti, se confessi, ti do la mia parola d'onore che ti salvo la vita. Non avete sentito i miei compagni? Siamo tutti, Fra Diavolo. Sì, tutti. Tutti. Ci siamo già incontrati due volte, noi due. Sei convinto che non ci sarà la terza? Perché non credervi? Voi siete un uomo di parola. E purtroppo lo sono anch'io. Smettila. Morire alla tua età è da stupidi. E poi perché? Quando le guerre finiscono, nessuno si ricorda di te. E la tua guerra è finita, Fra Diavolo. Mi dispiace moltissimo, colonnello. È un vero peccato che ci si trovi in campi opposti. Ma ti vuoi rendere conto che ti sto offrendo la libertà, la possibilità di salvarti? Ma ti vuoi mettere in testa che noi abbiamo vinto? Sì, avete vinto questa battaglia. Però il conto con Fra Diavolo... Sei un testardo. Non è ancora chiuso. Sei un testardo impertinente. Pensaci. Ascoltami, sei ancora in tempo. Confessa di essere Fra Diavolo. Non l'avete sentito? Il popolo va già risposto. Puoi essere fedele al tuo ruolo fino alla fine, ma la vita è vita. Ve l'ho detto, colonnello. Senza libertà non c'è vita, ma morte. A che serve uccidere Fra Diavolo? Finché i vostri piedi calpesteranno questa terra, ci sarà sempre un Fra Diavolo a combattervi. Per uno che ne uccidete... ne verranno fuori 10 a occupare il suo posto. Se volete che Fra Diavolo scompaia, tornate per sempre al vostro paese e lasciateci in pace. Pensa al tuo bambino. Mio figlio. Spero che Dio abbia cura di lui. Mi dispiace. Ho fatto tutto quanto era in mio potere per salvarti. Addio, Fra Diavolo. Addio. Avanti!
tirannide, l'oppressione, la ferocia degli invasori, il popolo trovò nuova forza per combattere. Combattere in nome di quella libertà per la quale Fra Diavolo continuava a vivere.